Questo è il video di risposta a un video di risposta che mi ha fatto il mio amico dell'Islam, che non accetta novità rispetto alle sacre scritture. E io gli rispondo citando l'Apocalisse. Nel punto 21, l'Apocalisse, che è programmata per il 21 del dicembre dell'anno prossimo, il punto 21 dell'Apocalisse, al punto 5, che mi caratterizza per quelle 5 dita di quella mano, descritte in Genesi 38. Brevemente una sintesi di Genesi 38. Giusa prese per Er suo primogenito una moglie che si chiamava Tamar, ma Er, primogenito di Giuda, era perverso agli occhi del Signore, e il Signore lo fece morire. Allora Giuda disse a Onan: va dalla moglie di tuo fratello, prendila in moglie come cognato, e suscita una discendenza a tuo fratello. Onan, sapendo che quei discendenti non sarebbero stati suoi, quando si accostava alla moglie di suo fratello, faceva in modo di impedire il concepimento, per non dare discendenti al fratello. Ciò che egli faceva dispiacque al Signore, il quale fece morire anche lui. Passa del tempo. Giuda va vicino dove ha mandato la nuora. Come Giuda la vide, lei si era travestita da prostituta, la prese per una prostituta, perché ella aveva il viso coperto. Avvicinatosi a lei sulla via, le disse: lasciami venire da te. Infatti non sapeva che quella fosse sua nuora. Lei rispose: che mi darai per venire da me? Egli le disse: ti manderò un capretto del mio gregge. E lei: mi darai un pegno finché tu me l'abbia mandato? Ed egli: che pegno ti darò? L'altra rispose: il tuo sigillo, il tuo cordone e il bastone che hai in mano. Egli glieli diede. Andò da lei e ella rimase incinta. Vengono a sapere che lei è incinta, la vogliono mettere a rogo, ma lei fa vedere i pegni, è riconosciuta ed è perdonata. Arriva il momento del parto. Questo è importantissimo. Quando venne il tempo in cui doveva partorire, ecco che Tamar aveva in grembo due gemelli. I due gemelli hanno lo stesso DNA. Mentre partoriva, l'uno di essi mise fuori una mano, cioè fece il saluto romano, e la levatrice la prese e vi legò un filo scarlatto dicendo: questo qui esce per primo. Ma egli ritirò la mano ed uscì suo fratello. Allora la levatrice disse: perché ti sei fatta questa breccia? Per questo motivo gli fu messo il nome Perez. Poi uscì suo fratello, che aveva alla mano il filo scarlatto, e fu chiamato Zerach. Quindi, due gemelli, uno tira fuori la mano. Questo gemello è nato a sostituire Er e Onan. La madre è Tamar. A sostituire Er e Onan. Codice fiscale RNN. Subentrò il padre vero, Giuda, per avere degli eredi, e ebbe due gemelli. Il primo tirò fuori la mano. Figlio di Er, Onan, tira fuori la mano, ha cinque dita come i miei cinque nomi, 5 per 5 fa 25, 38 Genesi e gennaio 38 giorno 25, e RNN è il codice fiscale del nome Romano Antonio Anna, mentre invece il cognome, il mio codice fiscale è MDA, ma la madre in questione si chiama Tamar, Tam-ar. Ar già prelude a Amodeo Romano. Il Tam è il mat del mater, che oggi mater, madre, non è più matre, ma madre. Di conseguenza il Tamar non diventa più la mat, ma la mad. E di M-A è il mio codice fiscale, tratto
in modo italiano, dalla mater in latino. Poi viene nel codice fiscale 38A25, ma già l'ho spiegato, è Genesi 38 a gennaio, in Genesi, 25, le 5 dita per i 5 nomi. Visto dunque il primo gruppo del cognome, del nome e delle cifre che vengono dopo, l'unica cosa che rimane da stabilire sono le ultime 5 indicazioni. Nel mio codice fiscale sono D5, ossia dita 5, 27I, 27 è 3, per 3 per 3, è la Trinità di Dio nel valore della sua Trinità, e I è Jesus. Allora, il mio codice fiscale è lì, in Genesi 38, con quel bel 5, e adesso, caro amico dell'Islam, io ti dimostro che nel punto 21 dell'Apocalisse, nel punto 5, c'è scritto: io faccio nuove tutte le cose. Colui che siede sul trono disse: ecco, io faccio nuove tutte le cose. Poi mi disse: scrivi, perché queste parole sono fedeli e veritiere. E aggiunse. Punto 6. Romano è 66, cioè 66. Ogni cosa è compiuta. Io sono l'alfa e l'omega, il principio e la fine. A chi ha sete io darò gratuitamente della fonte dell'acqua della vita. Allora, ogni cosa è compiuta. Io sono l'alfa e l'omega. La A modo della O. A mode O. A modeo. Quindi, anche qui in Apocalisse, si precisa chi è. È Amodeo. Sei. Perché sei? Perché Romano è 66. Si passa da Yahweh, che dice sono sono, al Romano, che dice sei sei, perché non dice più io, Dio, sono, sono il solo, ma la novità portata dal Romano, che fa nuove tutte le cose, è che tu che mi ascolti sei, sei. Anche tu sei un io sono, sono. Dio è ogni essere, perché ogni essere fa parte dell'essere assoluto. Non può essere escluso dall'essere assoluto. È il creatore di tutto. E per completare il discorso, prendo proprio l'ultima pagina che mi ha scritto il mio amico per convincermi definitivamente. Di, chi è il Signore dei cieli e della terra? Rispondi Allah. Di, prendereste all'infuori di Lui padroni che in se stessi non possiedono né il bene né il male? Di, sono forse uguali il cieco e colui che vede? Sono forse uguali la tenebra e la luce? Hanno forse associato ad Allah esseri che creano come Allah ha creato, così che la loro creazione possa essere assimilata a quella di Allah? Di, Allah è il creatore di tutte le cose. Egli è l'unico, il supremo dominatore. Allora, amico mio dell'Islam, che tu credi di creare, sei stato forse associato ad Allah? Tu, come essere che crea come Allah la tua vita? Eh? Allah è il creatore di tutte le cose, egli è l'unico, significa che la tua vita interamente è creata da Allah. Io faccio nuove tutte le cose perché te le faccio capire. Tu non capisci? Credi che la delega che ha dato a te Allah è di creare il mondo? Niente affatto. Il creatore è uno solo di tutte le cose. Egli è l'unico. L'ultimo versetto qui è quello che taglia la testa al toro.
è un unico creatore, supremo dominatore. Significa che tu non puoi fare alcunché che non abbia creato lui. Di conseguenza tu sei semplicemente un burattino, uno che si muove perché lui lo crea. Questo significa essere il creatore di tutte le cose, l'unico creatore, e non in una serie di creatori, che a questo punto nel mondo non creerebbe più Allah niente, perché tutto quello che c'è nel mondo sarebbe creato dagli uomini. E dov'è il creatore Allah, che è il creatore unico in questa visione qui? Ecco come io faccio nuove tutte le cose. Le faccio capire a chi ha la testa dura e non capisce che quando c'è un creatore unico è come lo scrittore unico di un romanzo in cui tutte le parti sono disegnate dal creatore unico. È come Walt Disney che crea Paperino. Quando lo vedi Paperino sembra che si muove, ma se non c'è il creatore a disegnargli ogni fotogramma, Paperino non si muove. Non è che Paperino ha avuto una spinta iniziale, creativa, e si muove. La vita, nella nostra facoltà dell'intelligenza, è elettricità. L'elettricità è un fatto che necessita assolutamente di una dinamo che gira e produce corrente. Se si bloccasse questo creatore che crea questa corrente del nostro cervello istante per istante, noi ci blocchiamo. La luce, che è la nostra luce della mente, è una luce che ha bisogno istante per istante dell'anima di Allah, l'anima elettrica che ci fa vivere elettricamente. Cosa significa? Che io altero le sacre scritture? Assolutamente no. Ma io cambio come sono capite. Perché Dio parla a ogni epoca storica usando il linguaggio di quella cultura. Ai trogloditi parlava in modo troglodito. A mano che l'idea di Dio aumenta in qualità, si passa dal Dio del Sole, origine di tutta la vita sulla Terra, al Sole dello Spirito, che poi dialoga con l'uomo, e poi si presenta nell'uomo con Gesù. E poi io affermo e credo in modo più completo possibile, senza false esitazioni, che io sono Mohammed ritornato in Allah, e che tu puoi credermi o non credermi, ma alla fine di questa dimostrazione io ti darò migliaia di indizi e tu potrai giudicare poi se è vero o non è vero. Ma al di là di tutte queste che possono essere baggianate, io faccio nuove tutte le cose e vedremo come, cambiando la comprensione, perché se non si arriva a capire il vero, tu puoi leggere tutto quello che vuoi e interpretarlo storicamente come è giusto in un momento in cui c'è bisogno di avere paura di Dio, perché l'uomo è ancora talmente come un bambino che bisogna che il genitore si comporti con il bambino facendosi anche temere, perché un bambino, se non ha il timore dei genitori, se la prende troppo sotto gamba. E così è stato Dio con l'uomo, ma oramai l'uomo è adulto, l'intelligenza dell'uomo è adulta e può capire una verità che non offenda più Allah. Perché il modo troglodita con il quale ancora ora lo interpretate come 1500 anni or sono è proprio da trogloditi. Bisogna aggiornare, fare nuove tutte le cose, perché quella interpretazione da allora andava bene non a imbecilli, ma a poveri di spirito. Oggi volete essere ancora così poveri di spirito da avere
la comprensione che sia possibile che un Dio onnisciente mette al mondo un uomo sapendo che gli affiderà la libertà e lui ne farà un cattivo uso e sarà condannato per sempre. Io, che sono un possibile cattivo genitore, se mi dicessero avrai un figlio e andrà all'inferno, sarà castigato per sempre, io pur essendo cattivo non lo metterei al mondo. E Dio buono, Allah buono, creerebbe questa difficoltà per una persona, sapendo già che lui non ce la fa, perché Allah sa tutto, sa l'uso che ciascuno farà della libertà che ne avrà avuta. E allora lui metterà questa libertà che non sarà gestita bene nelle mani di uno e accetterà una creazione sua con qualcuno che vada all'inferno? Un simile Allah è da mandare lui all'inferno, perché un creatore assoluto che crea un mondo dando delle responsabilità non gestite bene è un disgraziato e non un Dio, e voi credete in un Allah disgraziato. Bisogna fare nuove tutte le cose e farvi capire che queste cose andavano bene con un uomo che doveva essere come un bambino, doveva dire vieni che ti do la caramella, attento che ti do una sculacciata. Questo era l'atteggiamento di Dio. Ma io faccio nuove tutte le cose, perché oramai l'uomo può usare l'intelligenza per arrivare a capire la verità. Quindi ora, caro amico, noi vediamo esattamente tutto quello che mi hai dato e ti faccio vedere, dimostrandotelo punto per punto, come si interpretano in un modo giusto le stesse cose che tu hai detto. Io non cambierò una riga. Poi fatti circa l'eternità in la Bibbia. 1. Ogni individuo esisterà eternamente sia in paradiso sia all'inferno. 2. Ogni individuo ha una sola vita su cui determinare il suo destino. 3. Paradiso o inferno è determinato dal fatto che una persona crede, mette la sua fiducia in Cristo, soltanto per mettersi a posto loro. Passaggi sull'inferno. L'inferno è stato progettato originariamente per Satana e i suoi demoni. L'inferno punirà il peccato di coloro che respingono Cristo. L'inferno è tormento cosciente, fornace di fuoco, pianto e stridore di denti, dove il loro fuoco non muore e il fuoco non si spegne. Egli sarà tormentato con fuoco e zolfo. L'inferno è eterno e irreversibile. Il fumo del loro tormento sarà nei secoli dei secoli e non avrà riposo giorno e notte. Questa è la seconda morte, lo stagno di fuoco. Se il nome di qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. Dunque, qui dalla descrizione è raccontata, spiegata perfettamente, l'esistenza dell'inferno. Ci sono le citazioni che io nella traduzione non ho riportato. Ma io non nego che l'inferno esista. Ma non ci vanno le anime di Dio, ci vanno i personaggi. Questo è il modo di fare nuove tutte le cose. Riuscire finalmente a far capire alle persone che c'è un solo creatore che crea la storia. E poi ci sono anime di Dio che la animano, ossia le danno apparente vita, in modo esatto a come è stato disegnato tutto. E come dice la Bibbia, quando racconta del popolo di Dio che è sorto schiavo del faraone,
Ma la vita, per come va capita nella Bibbia, è fatta di due vite, uguali e contrarie, perché coloro che erano schiavi del faraone in terra d'Egitto, a metà della loro vita avranno l'esodo dalla prima vita, esodo che è quella che è la nostra morte reale. Perché dopo questa morte reale viene un'altra vita passata nella desertificazione della vita precedente, ossia da una vita vissuta tutta nel negativo e interamente sostenuta da Dio, con la manna, con le quaglie, con l'acqua fatta scaturire nel deserto. Insomma, due vite, uguali e contrarie, una vissuta nell'attivo che il faraone ti consente, ossia nell'animazione del personaggio buono o cattivo che Dio come il faraone ti ha dato con la sua onnipotenza e che tu devi semplicemente animare, cioè dare vita apparente, non potendo sgarrare niente di quel disegno che è stato fatto, proprio come chi è schiavo, e col passaggio della morte acquistare la libertà da quella schiavitù. Ma allora è vissuto gradatamente il perdere di tutta quella vita fino al momento iniziale della seconda morte, quella reale. Quindi ci saranno due vite e due morti. La prima è il passaggio da una vita in positivo a una vita in negativo, da una tesi a una antitesi. Perché il modo per capire è secondo il processo di tesi-antitesi. La prima tesi è questa: un Dio terribile. La seconda tesi è un Dio che invece ti sostiene interamente. Da una parte c'è il Dio faraone che ti rende schiavo, dall'altra il Dio che ti ha liberato e ti sostiene con la manna, con le quaglie, con l'acqua. È l'unico sostegno che hai nel deserto, Dio. Queste due vite vissute, tutte e due dallo stesso popolo vivo, che non arriva nella terra promessa, non ci arriva vivo. Sono solo gli eredi che arrivano vivi in Israele. Ma il popolo di Dio è stato fotografato così, proprio come l'esempio che ci è per ogni uomo di questo mondo. Se si aguzza l'intelligenza, questo dice la Bibbia, legata al popolo di Dio, che è il popolo non solo di Israele. Israele è un puro segno, perché il popolo di Dio, schiavo in questa terra d'Egitto, è questa umanità che è schiava in un mondo del cavolo che ha determinato solo Allah in un modo assolutamente dispotico. Ha fatto quello che ha voluto, ha costruito un mondo in cui uno ha avuto il compito, un'anima di Dio, ha avuto il compito di animare un imbecille, un'altra anima di Dio ha avuto il compito di animare un assassino, un'altra anima di Dio ha avuto il compito di animare un Hitler, infine uno un santo. Ma questo è scritto nel Vangelo: il seme di Dio è finito sulla strada, è finito tra i sassi, è finito nella siepe e è finito anche nel terreno buono, dove dà frutto per il 30, per il 50 e per il 70. Il seme di Dio però rimane seme di Dio. Quando il maligno nottetempo arriva e semina la zizzania, ecco che cosa accadrà. La zizzania sarà raccolta e sarà bruciata, non il buon grano di Dio, ma il buon grano di Dio, il buon seme di Dio e l'anima di Dio. La zizzania è quell'apparato di una storia che fa di uno
un albero buono, di un altro un albero cattivo. Ma l'animatore è sempre buono, è anima di Dio. L'anima di Dio non è un'anima debole, che forse ce la fa e forse non ce la fa, perché è anima di Dio. Dio crea un'anima incorruttibile, perché è la sua. L'animazione data a Paperino è del Walt Disney, non è di Paperino, non è mai di Paperino, anche sembra di Paperino. L'animatore è Dio. Di conseguenza, quello che c'è da capire ora è che questa cosa che è fatta vedere qui è un qualcosa di vero, in cui vanno a finire i personaggi divisi bene dalle anime di Dio, perché un'anima di Dio che deve animare tutto, come il sole che splende sui buoni e sui cattivi, l'anima di Dio deve animare ogni cosa, e quindi deve animare dal Satana al Santo. Solo Dio può animare, non esiste altri essere che Dio, solo Dio può animare, e quindi un'anima è anima di Dio. Questa è una cosa che si arriva a capire con l'intelligenza, non si arriva a capire se uno legge come un bambino che ha bisogno di essere spaventato da queste immagini. È perché non ha ancora l'idea e la capacità di capire che cosa è una rappresentazione, che ha una trama, che è opera dell'attore. No, non è dell'attore la trama. La trama è del creatore della storia. Chi umanamente va sul palcoscenico a animare quella trama è un attore, che non è chi ha scritto l'opera, è chi la fa sua. Così fa l'anima di Dio, fa sua ogni storia, e non è responsabile se ha avuto la sfortuna di animare Hitler quando invece poteva animare un santo. Ha avuto una croce terribile nel compito di animare Hitler. È stato nell'inferno qui su questa terra, una croce terribile. E tu, caro amico dell'Islam, cosa fai a quest'anima di Dio dopo che hai già avuto la croce qui su questa terra? La mandi all'inferno per sempre, ma ti rendi conto di che visione mostruosa hai tu e di come consideri Allah un povero... Non voglio dirlo, perché non voglio usare termini offensivi, quei termini offensivi che usate voi. Ecco come è la risposta a tutta questa immagine che tu hai usato. È un'immagine precisa, perfetta, e lì ci andranno i personaggi, la storia, la materia che si muove, non l'animatore che anima questa storia. Una volta che si fa la giusta distinzione tra quello che vedi sul palcoscenico, in cui c'è l'attore che è quello vivo, e c'è invece una parte impersonale, perché quando un attore interpreta Romeo, del dramma di Romeo e Giulietta, è costretto a dire tutte le cose che sono scritte, non può cambiarne nemmeno una, può però aggiungere il suo specifico, l'interpretazione. Perché vedi, amico mio, tu mi hai fatto sentire un bel canto, e io ti ringrazio perché mi piace cantare, ma io te ne faccio ascoltare anche io due. Dio si è fatto come noi, per farci come Lui. Vieni Gesù, resta con noi, resta con noi. E l'altro fa: se non ritornerete
come bambini non entrerete mai. Perché Gesù intendeva proprio raccontare la vita a ritroso che ci sarà dopo la prima vita, perché lo aveva detto a Nicodemo: la vita ha due versi, se non scenderete dall'alto non entrerete nel regno dei cieli. E intendeva dire che per entrare nel regno dei cieli bisogna arrivare a capire una realtà complessa in cui da una parte c'è la dinamica dei corpi, dall'altra c'è la dinamica dello Spirito Santo, e sono due opposte cose. Lo ha spiegato chiaramente Gesù a Nicodemo. Una cosa sono i corpi che si muovono nel dramma visivo visto su un palcoscenico, un'altra cosa è lo Spirito Santo dell'attore che sta animando quella storia, e non c'entra proprio niente con quella storia se non per come reagisce intimamente nel suo spirito. Perché anche quando il popolo di Dio era schiavo in terra d'Egitto, aveva la piena libertà dello Spirito Santo. Guai ai frodatori che quando comprano esigono colma la misura, ma quando sono loro a misurare o a pesare, truffano. Non pensano che saranno resuscitati in un giorno terribile, il giorno in cui le genti saranno ritte davanti al Signore dei mondi? No, in verità, il registro dei peccatori è nella segreta. E chi mai ti farà comprendere che cos'è la segreta? È uno scritto vergato. Guai in quel giorno a coloro che tacciano di menzogna, che tacciano di menzogna il giorno del giudizio. Non lo taccia di menzogna altro che il peccatore inveterato, che quando gli sono recitati i nostri versetti dice: favole degli antichi. Niente affatto, è piuttosto quello che fanno che copre i loro cuori. Niente affatto, in verità in quel giorno un velo li escluderà dal vedere il Signore. E poi cadranno nella fornace. Sarà detto loro: ecco quello che tacciavate di menzogna. Niente affatto, il registro dei caritatevoli sarà nelle altezze. E chi mai ti farà comprendere cosa sono le altezze? È uno scritto vergato. I ravvicinati ne renderanno testimonianza. I giusti saranno nella delizia, appoggiati su alti divani, guarderanno. Sui loro volti vedrai il riflesso della delizia. Berranno un nettare puro, suggellato con suggello di muschio, che vi aspirino coloro che ne sono degni, un nettare mescolato con tannin, fonte di cui berranno i ravvicinati. Invero, i malvagi schernivano i credenti, quando passavano nei loro pressi si davano occhiate, ritornando dalla loro gente si burlavano di loro, e quando li vedevano dicevano: davvero sono fuorviati. Certo, non hanno avuto l'incarico di vegliare su di loro. Oggi, invece, sono i credenti a ridere dei miscredenti. Appoggiati su alti divani, guarderanno i miscredenti. Non sono forse ricompensati per quello che hanno fatto? Agli ipocriti maschi e femmine e ai miscredenti, Allah ha promesso il fuoco dell'inferno, nel quale rimarranno in perpetuo. Questo è quanto si meritano. Allah li ha maledetti,
e avranno duraturo tormento. Così avvenne a quelli che vennero prima di voi, che erano più potenti e più ricchi di beni e di figli. Godettero della loro parte e voi godete della vostra, come quelli che vennero prima di voi godettero della loro. Voi polemizzate come essi polemizzarono. Essi sono coloro le cui opere sono rese vane in questa vita e nell'altra. Essi sono i perdenti. Non è giunta loro la storia di quelli che vissero precedentemente, del popolo di Noè, degli Ad e dei Tamud, del popolo di Abramo, degli abitanti di Madian e delle città devastate? Messaggeri della loro gente recarono prove evidenti. Non fu Allah ad essere ingiusto con loro. Sono stati loro che lo furono nei loro stessi confronti. Di chi è il Signore dei cieli e della terra? Rispondi Allah. Di prendereste all'infuori di lui padroni che in se stessi non possiedano né il bene né il male? Di sono forse uguali il cieco e colui che vede? Sono forse uguali la tenebra e la luce? Hanno forse associato ad Allah esseri che creano come Allah ha creato, così che la loro creazione possa essere assimilata a quella di Allah? Di Allah è il creatore di tutte le cose, egli è l'unico, il supremo dominatore. Non esistono altri dominatori. La libertà dello Spirito Santo è la libertà che l'uomo possiede, come riscontro tra la vita che Dio gli ha dato e la vita ideale che ciascuno vorrebbe. Qui sta in gioco il vero libero arbitrio, quello del giudizio della vita che tu stesso stai facendo e contro la quale tante volte tu ti opponi e arrivi a dire: come mai io conosco il bene e poi faccio il male? Un santo, San Paolo, disse: la carne è debole, il mio spirito è forte, ma la carne è debole. E ha detto il vero, la carne è l'apparato di tutta la materia che avanza nel disegno con cui tutta la materia è stata disegnata avanzante. Ma all'interno della materia c'è uno Spirito Santo che osserva la storia che sta vivendo, la fa sua e, giudicandola sua, arriva a dire infine: io ho avuto questo, Signore, e ti ringrazio, mi manca questo, io eleggo questa come la mia salvezza, io eleggo questo come il Dio che mi salva dalla mia croce. E tutti gli uomini, da cattivo al buono, nella loro anima pulita, interna all'esperienza che hanno fatto, da obbligati, interamente obbligati, nella piena libertà del libero arbitrio dello spirito, arrivano a compiere il massimo libero arbitrio possibile ad una creatura: ricreare nell'interno del proprio mondo ideale l'immagine
personale del Dio, così come ciascuno lo capisce, lo vuole e lo anima. Questo è il supremo compito della vita, rendere il contraccambio a Dio che ci ha dato la vita, e noi dobbiamo dare la vita a Dio. Questo è il compito supremo nella vita che noi abbiamo, avendo avuto un corpo reale, fare sì che nel nostro corpo reale non abiti il burattino elevato a ideale personale, ma abiti Dio, Dio stesso. Quando io arrivo a percepire in me stesso l'ideale di Dio Padre e voglio, assolutamente voglio, desidero in ogni modo essere secondo le sue intenzioni, io nella povertà della condizione in cui mi trovo do tutto me stesso e sono, come disse Gesù quando fece vedere quella vecchietta che in fondo alla chiesa metteva nel tesoro del tempio i pochi spiccioli che aveva, disse: vedete, quella donna è chi dà più di tutti, perché lei dà tutto quello che ha. E quando io ho da dare me stesso il burattino interamente perché sia usato da Dio per camminare Lui su questa terra, e io desidero essere il tramite che Dio Padre usi come gambe, come mani, come cuore, io non sono uno che ha la pretesa di voler essere Dio, ma di essere uno strumento grazie alla cui abnegazione Dio decida di essere sulla terra. Perché Dio non è il diavolo. Per entrare in un'anima e vivere in quell'anima interamente con la sua condizione di Dio Padre, quel talento lì deve avere l'anima che lo chiede, l'anima che lo invoca, l'anima che non lo ritiene un peccato. Mentre invece voi dell'Islam credete un peccato tutto quello che sto facendo io. Perché? Perché voi pensate che voler essere Allah è un peccato mortale. Ma se Allah è il bene, voler essere il bene è un male? Vedete, voi siete ancora bambini, ma è arrivato il momento in cui lo Spirito di Dio, ascoltando l'invocazione di un personaggio creato apposta per questo, come vi ho mostrato in Genesi 38 della Bibbia, che descrive la nascita di questo personaggio, Romano Antonio Anna Paolo Torquato Amodeo, ascoltando la sua vocazione, è venuto come sua verità, non come suo volto, non come le fattezze umane che voi vedete, come la verità che è espressa per giudizi di parole. E questo è il giudizio finale che era atteso. Non tu vai all'inferno, tu in paradiso e tu così cos'ha. Non è questo. Il giudizio finale è questo, quest'altro. Voi vi siete illusi di essere. Io sono l'unico che è. Io Allah, io Dio, io chiamatemi come volete. Io sono il solo. E voi non siete altri che mie anime figlie. Io ho un talento infinito e ogni vostra anima è uno dei miei talenti. Io vi ho dato un talento da far vostro,
come il talento di un figlio. Ma il figlio e il padre sono la stessa cosa, perché non c'è padre se non ha un figlio, come non c'è figlio se non ha un padre. Di conseguenza vivono la stessa realtà, quindi non c'è nessuna differenza se nel personaggio di Romano Amodeo è entrato il padre e sta parlando da padre, perché fa suo tutto il destino, la creazione del mondo, e cerca di spiegarla, e cerca di correggere tutte le idee che ci sono, cerca di fare nuove tutte le cose, perché siamo ad un passo da quel brano dell'Apocalisse, capitolo 21. Pertanto, caro Eshifty, tu hai cominciato un'opera di buona volontà nei miei confronti per indurmi a ragione. Io ho visto in tutta la tua opera il vero impegno di una persona per bene, desiderosa di fare il bene di un'altra persona. Ma hai preteso di insegnare qualcosa ad Allah, tornato sulla terra, a fare nuove tutte le cose. Non a chi stai vedendo davanti, allo spirito che ti sta parlando, che ti sta comunicando queste verità, perché le verità che ti stanno arrivando sono le verità di Allah che fanno nuove tutte le cose. Possibile che tu non riesca a capire che una cosa è la dinamica dell'acqua, un'altra quella dello Spirito Santo. Rileggiti il brano in cui Gesù spiega a Nicodemo come si entra nel regno dei cieli. Ci si arriva con la verità, con la comprensione di questi due ruoli assolutamente diversi, in cui, poiché uno solo è, nessun altro è all'infuori di lui. Tu non sei, e invece tu credi che sei nel tuo personaggio. Il tuo personaggio è animato da Allah, non da te. Il tuo animatore del personaggio, una cosa sola col personaggio, non esiste. Tu il personaggio lo abbandonerai. È una storia fuggevole questa che tu vedi nella tua vita. Il tuo punto di osservazione dopo farà altro, ben altro di quello che hai fatto ora agganciato a questo corpo. Questo corpo è semplicemente l'occasione di una storia concreta con la quale il tuo spirito potesse entrare a patti, in un modo preciso, determinato, non vago. E di conseguenza ti è stata imposta una cosa così. Ma tu non accetti che la verità possa essere fatta nuova. Non accetti che l'interpretazione dell'Islam, che configura un Dio assolutamente deficitario. Ma se Dio è l'unico essere, cosa ci fa il diavolo? Come mai questo altro re che comanda all'inferno? Allora Dio è un padrone solo,
o ce ne sono due, uno che è il padrone del paradiso e l'altro che è il padrone dell'inferno, che ne combina di tutti i colori alle povere anime che c'ha lì. Le cucina a fuoco lento, le arde, le fa bruciare, sempre, sempre. Ti rendi conto che in questo modo Dio sta parlando a voi ancora come a dei bambini che avete bisogno di avere le due immagini del bene e del male, con due regni, del bene e del male. Non siete capaci di immaginare una cosa sola. Dovete fare questo sforzo, perché altrimenti rimanete annegati nelle storie degli antichi, come hai letto. Ma le storie degli antichi non cambiano, cambia la valutazione delle storie degli antichi, perché non ci sono che due alternative: o Dio salva tutti e con ciò salva tutta la sua creazione e toglie di mezzo il diavolo e resta l'unico a regnare, oppure siamo in un dominio che è un condominio, il dominio della parte buona affidata a Dio, ad Allah, quell'altra affidato al diavolo, mantenuto in vita nonostante che sia Satana. Dio abbatte Satana, lo toglie di mezzo, ma ti ho anche spiegato come. Due sono i versi della vita: c'è quello della materia e c'è quello dello spirito. Possibile che proprio voi non riuscite a capire il principio di azione e reazione e dire che Maometto ha impostato il suo famoso miracolo della montagna su questo principio? Ricordi? Io volevo, quando ero Maometto, fare un miracolo. Allora ho radunato tutti e ho detto: faccio un miracolo, faccio venire la montagna a me. Montagna, vieni da me. E la montagna non si è spostata. Allora io cosa ho fatto? Bene, se la montagna non va a Maometto, è Maometto che va alla montagna. E tutti: miracolo, miracolo, che miracolo? Certo che è un miracolo. Il divenire non esiste. Il divenire sono due frammenti visti uno dopo l'altro. Esiste l'essere di un disegno che può divenire. Ma Dio è l'essere, non è il divenire. E tutto il mondo, con tutte le azioni che accadono, essendo nella forma del divenire, sono nella forma dell'apparenza dell'essere, che non è l'essere, ma semplicemente un effetto cinematico che io ti mostro, tanto che perfino un disegno, un cartone animato, può apparire muoversi, facendoti vedere Paperino che cammina, che gioca, che canta, che balla. Ma non c'è Paperino, come non ci sei tu, se da te togliamo di mezzo Dio. Dio, Dio. Allora è arrivato il momento in cui dovete capire che ogni anima è l'anima di Dio. Diventa povero di te stesso, che ti credi essere. No, tu non sei. C'è Dio che è al posto tuo e tu di conseguenza sei Dio, ma non per merito tuo, per merito di Dio che è te. Perché se Dio è te, tu di conseguenza sei Dio per il dono che ti fa di essere te. Quindi non è un merito tuo,
È lui che vuole essere te, perché lui è l'unico essere e quindi può essere lui solo te. Perché il tuo essere non c'è, lo hai finito anche tu nella tua conclusione. Ebbene, con il principio di azione e reazione, i due opposti, tipo più uno e meno uno, moltiplicati, determinano meno uno. Tu dici, ma che scemenza! Il sì del no. Arrivi a capire che cos'è il sì del no? È la conferma del no. Il no del sì, che cos'è? È la contraddizione del sì, quindi è il no. Quando il sì del no e il no del sì interagiscono, viene fuori sempre no, viene fuori una realtà negata. E questa realtà va negata. Va fatto proprio come ha detto Gesù. Bisogna odiare questa vita per vivere nella tensione della vita di Dio. E si odia questa vita quando si odia il proprio io, fino al punto di dire non io, Signore, ma tu al posto mio. Fin quando si arriva a fare questa cosa volontaria, volendo essere quelli che si è. Perché fino a questo punto rimane un Dio che ha creato dei sudditi, degli inferiori. E perché Dio infinito ha voluto creare degli inferiori? Mania di grandezza? Mania di Dio. E quando voi arrivate a credere che è un peccato volere essere Dio, perché lo prendete per l'onnipotente, al quale tanto di cappello perché è onnipotente, e siete ruffiani? Perché se fosse non onnipotente ma impotente, lo prendete a calci in culo. Voi non potete pregare per il premio del paradiso o per evitare il castigo dell'inferno. Dovete pregare per fare posto a Dio dentro di voi, perché è il vostro dovere di sostituire al vostro burattino del personaggio il solo che c'è, Dio. E quando tutti quanti voi sarete riusciti a fare questo, sarà compiuto il mio compito, che è quello secondo il canto che io ho cantato prima e che ti ripeto. Dio si è fatto come noi per farci come Lui. Questo è lo scopo di Dio, di farci come Lui. E chi vi sta facendo come Lui sono io. E allego a questo video, ma non in questo video, diciamo nella parte B, tutte le prove che esistono per farti vedere su quanti e quali indizi è assolutamente certo che la verità di Allah è venuta dentro di me, a fare pulizia, a fare nuove tutte le cose, a creare il presupposto per portarvi tutti in cielo, ma non nel modo terribile che voi temete l'anno prossimo, alla fine del 21 dicembre. Portarvi tutti in cielo, avendo finalmente capito che voi qui sulla terra siete solo l'occasione che Dio ha creato per creare la possibilità per se stesso di camminare dentro di voi. Dio è un talento infinito e si è diviso in tutti i talenti infiniti
e a ciascuno di voi ha dato il suo talento, che poi è il talento di Dio, il talento infinito. E di conseguenza i vostri talenti, della parabola dei talenti di Gesù Cristo, spiegano benissimo questo fatto. Il vostro talento non è talento vostro, è talento di Dio. Quello che avete di vostro è il personaggio fatto di materia e coinvolto in questa storia dinamica materiale. Ma la storia dinamica materiale è tutt'altra cosa che quella dello spirito. Leggetevi Giovanni capitolo 3. Discorso a Nicodemo, che la Chiesa Cattolica poi ha eletto a santo, e San Nicodemo si celebra proprio in questi giorni.